Guarda. Aspetta. Ma che sono? Ciao amica, buon lunedì, buon inizio settimana e bentornata nella rubrica più seguita degli amanti del fashion pecoreccio, che ti dà qualche piccolo utile consiglio per scegliere l'outfit giusto in ogni occasione. Anche oggi abbiamo raccattato un caso umano dal web che si presterà ai nostri suggerimenti per non essere mai fuori luogo. Uno dei vantaggi della tecnologia moderna è che puoi fare shopping anche quando i negozi su strada sono belli che chiusi. Uno svantaggio della tecnologia moderna è che se hai un impianto di merda e ti asciughi i capelli mentre la lavatrice ti smacchia le mutande, salta la corrente. Siete sole in casa, in accappatoio, avete i capelli fradici e non potete più comprare la vostra maglia del cuore. Le imprecazioni vi stanno solleticando la punta della lingua. Facci vedere, Violetta, la faccia di una pronta a far scendere tutti i santi del paradiso a due. Le mie pantofole orsacchiotto sono più terrificanti. Ovviamente, non è solo il salvavita ad essere saltato e dovrete scendere ad alzare l'interruttore del contatore. No! Ciò significa che avrete bisogno di un outfit consono. Per motivi di quadrimensionalità, vi mostreremo la nostra proposta a luci accese e con la nostra attrice truccata per non far crepar nessuno d'infarto. Ma sappiate che dovrete affrontare tutto questo al buio, con la sola luce del cellulare. Vi consigliamo vivamente un apparecchio telefonico invece di una candela. Quello non si accende, cretina. Prendi un cazzo di smartphone, ma nella concitazione potresti darti fuoco e noi non vogliamo che tu ti dia fuoco. Non vogliamo. Giusto. A questo punto sentirete dentro di voi che non potete scendere in accappatoio. Do cazzo annate in accappatoio. Volete passare per esibizioniste ed essere schedate come criminali sessuali o sfrattate? Fuori adesso! O peggio, volete essere viste in queste condizioni dal vicino sexy? Quella ha bisogno di rivedere le sue priorità. E allora dovrete arraffare nel buio qualcosa di veloce e socialmente accettabile che nasconda i capelli da cane bagnato. Numero 1. Violetta indossa un cappotto modello immondo sacco per lo smaltimento dei rifiuti nero, impermeabile a pioggia, getto della doccia, succhi di frutta e pisciata. Come scusa? Piscina. Piscina, immersioni in piscina. Ah, sì. Caldo come un forno statico a 200-220 gradi per 15-20 minuti. Farcitamente ripieno di piume d'oca bianca tibetana spiumata a mano ed essiccate naturalmente al sole. Ciabatte rosa bubblegum Pink Lady di spugna, con dettaglio crema e fiocco eleganza retro. Quelle che vi regala vostra nonna a Natale, perché anche se avete 35 anni, per lei ne avrete sempre 6. E 39 de piede. Cappello a cilindro. È l'unico che avete in casa. Lo avete comprato perché al negozio di animali avevano finito i conigli. Carina! Numero 2. Violetta indossa la tenda da mascata ruggine che ha strappato dal binario correndo verso l'armadio in cerca di indumenti. Elegante, raffinata, coprente al punto giusto, lasciando un seducente effetto vedo-non vedo sulle spalle. Questo capo da serata di gran gala può comportare dei problemi motori che ne sconsigliano l'uso in corsa, ma è un compromesso a cui si può scendere per un effetto finale di una raffinatezza scandalosa. Notte degli Oscar, stiamo arrivando a riattaccare l'interruttore del contatore dei tuoi magici riflettori. Il turbante, perfettamente intinta con l'abito, è il frutto dell'arrotolamento di una coperta de paille raffigurante un esercito di renne natalizie. Calzini ultima moda e si scende. Faceva schifo. Numero 3. Violetta indossa un portagiacche nero in plastica cinese con bordi rossi e occhiello mostracolore, in cui si è casualmente infilata tuffandosi nell'armadio al buio in cerca della rapida soluzione per raggiungere gli interruttori generali. Copricapo in argento modellabile, così non ci leggono nel pensiero, i vostri vicini di casa rettiliani che potreste incontrare mentre scendete e che sono palesemente interessati a conoscere i segreti della vostra materia grigia altamente sviluppata e risolutiva in ogni tipo di situazione.
Casual, serata elegante e lavoro. Qualunque sia il tuo stile, anche oggi hai una soluzione perfetta per scendere ai contatori elettrici se mentre ti asciughi i capelli hai lasciato la lavatrice accesa e mandi in cortocircuito il quartiere. Non ti resta che scegliere il look che più si adatta a te. E non ti preoccupare, se invece dei rettiliani incontri il vicino sexy, vai tranquilla, che la tua vita non è un film e invece che a questo, assomiglierà più a questo. Quindi non ti disperare troppo se non rimarrai impressionato dal tuo fascino. Sono certa che capirà che persona speciale sei. Una minchia di principessa. Giusto. Grazie per aver guardato questo video, idiota. Io vi saluto e ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo cataclismatico video. Un ringraziamento super speciale a Roberto Grosignani, un ragazzo della nostra community che mi ha visto sgranocchiare gallette di polistirolo durante il tag 50 domande. Un polistirolo. E gli ho fatto così pena che mi ha mandato un paccone gigante pieno zeppo di gallette. Gallette tutte bio, tutta natura, tutta verdura, che produce l'azienda dei suoi suoceri. Io lo ringrazio tantissimo perché me ne ha mandate veramente tante. Mi ha mandato queste a mais, mi ha mandato queste giganti con sesamo, senza sale, con le alghe, e queste al cioccolato. Queste sono la fine del mondo. Dai, buono. Guarda che pubblicità che ti faccio. Gallette crocosan, perché so buone come il pan. Molto, molto triste. Ok, scherzi a parte. Tu sì che sai come conquistare una donna. Prendendola ipocaloricamente per la gola. Genio, artista. Mi raccomando, non scendete sul serio di attaccare i contatori coi capelli bagnati, che sennò crepate folgorati. Ve amo. Ciao. Gallette. Gallette.